Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Oggi siamo qui su Blue Fire. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Dovremmo attraversare un mondo fantasy di penombra, così si chiama questo mondo, mondo di penombra, dove oltre a superare tutta una serie di sfide, affronteremo anche dei nemici un po' particolari. È un platform 3D che mi ha colpito, soprattutto per lo stile, e quindi lo volevo provare con voi. Ok, posizioni cambiate, avviamo gioco, primo slot. Nuovo arrivato, raccomandata. Difficoltà. Facciamo. No, facciamo nuovo arrivato. Facciamo nuovo arrivato perché raccomandato, penso che dovremmo essere avvantaggiati, no? Credo, magari non penso che è sbagliato. Difficoltà, mazza, che volume. Che succede? Vedo tutto nero. Ah, siamo? Attacco. Ah, ecco, sfondiamo. Tipo ninja. Aspetta che penso che mi stai ammazzando. Che c'è qua? Visuale. Non è che ho capito, eh. Vabbè. Stella larga. Ok. Prodotti chimici infiammabili. Ok. Scusami, non l'avevo capito. Stessa cosa pure questa, no, penso. Anche qua devo stare larga, penso. Vabbè, vado avanti. E io penso che sia un tipo tutorial. Vabbè, questo ci arriva per saltare, no? E adesso sembra facile. Nemico? No, è di pietra, non si rompe. Porta che non va bene. Ripristina la salute. Usare la chiave, ogni chiave può essere usata una volta sola. Non ce l'ho la chiave, quindi. Che mi apre? Oh, porca paletta. Ok. Ma c'è qualcosa qua giù però, eh? Io però recupero qualcosa, vabbè. Andiamo là. Ma quanti ne escono? Ah, c'è tipo famiglia qua dentro, no? Ti aggrappi pure. Questa la rompiamo? Attiva. Necessario tramite. No, ho letto, scusami. Delle anime. Ah, un po' come. Volto tranquillo?
Infatti me ne sono accorto che non ce la facevo, eh. Ma mi salti pure sul muro? No, non mi salto sul muro. Aspetta. Ho sbagliato, aspetta. Ok. Grande, ci siamo. C'è avuto 20 minuti. Per capire, poi abbiamo capito. Che cos'è? Salve, muovi. Chiudi. Questo sembra un'arena, eh. Allora, premi per cambiare bersaglio. Ok. Ah, poi ho capito che è facile. Non c'è bisogno, dai. Eccoti. Dai che si combatte. Ma come si schiva? E poi basta. Ma c'è una spada lunghissima, però. Nel senso, vabbè, lasciamo fare. C'è un forziere. Quando dico queste cose, vabbè. Salvataggio effettuato. Ah, vedi, un pezzo di armatura magica realizzata dalla guardia del fuoco protegge dai danni e riflette l'oscurità. Tieni premuto. Ah, è questa, è. Ma scusami, voglio capire una cosa. Inventario, ok, spiriti non ce l'abbiamo, diario nemmeno, impostazioni, vabbè. Usa la visita con Cristina Salute. Vabbè. Ho sbagliato. No. Esci. Vabbè. Quindi posso fare soltanto così per difendermi. Ma sto tornando indietro, scusami. Che è successo? Come ti sei fatto male? Non l'ho capito. Sto tornando indietro, penso, vero? Eh sì, non abbiamo aperto l'altro, eh. Mo mi perdevo l'altro, La chiave, Meno male. Poi facciamo tutto sto cosa, non mi prendevo la chiave. Mannaggia la miseria. Pensate che ti fa male così se ti cadono le porte in testa, Ok. Ho sbagliato, Mi ho rischiato. Anime le prese? No. Questa non si apre, vero? Non si apre. Io dico che non ce la faccio saltare. E infatti. Vabbè. Quindi devo tornare all'altra porta per... Ah, mi ricorda un po' Dark Side. Un po' lontano Dark Siders. Scusa, mi ero un attimo impressionato, pensavo che mi stavi cadendo. Allora, la chiave... Però di qua non sono andato, lo sai. Apro sta porta, dai. Apro... Vai. Ripristina salute, ma l'abbiamo già fatta, Noi già sappiamo che dobbiamo essere te. Attenti. Vai, tipo labirinto praticamente. Premi A per saltare e tieni premuto per saltare più in alto. Ma mi pare che salti in alto, credo di essere tornato indietro, vero? Sì,
Siamo tornati indietro. No. Sì, sì. Vabbè, allora. Forse ho sbagliato. Ma forse ho sbagliato porta, secondo me. Deposito di alimenti. La porta è bloccata. Vabbè. Quindi allora devo andare per forza di qua. Che c'è qua? Buonissima salute. Aspettate, voglio capire che magari. No, non penso di esserci già stato qua, eh. No. Vuoi usare la chiave? Sì. Ma senso dell'orientamento. Oh, è un amico? Non credo. Ancora non ho capito come cavolo faccio per parare i colpi, però. Ma sei scorrettissimo tantissimo. Io pensavo che non ci fosse nessuno, eh. Maledetti. Occhio qua, eh. Questo è amico, questo ci vuole bene. Von, guarda del fuoco. Guerriero della luce e dell'ombra. Per lunghissimo tempo. Ti stavo aspettando. Il mio nome è Von, ce l'hai scritto. Sono l'unico membro rimasto della guardia del fuoco. L'unico sopravvissuto all'assalto alla fortezza del fuoco. Per secoli ho portato avanti quello che sembrava essere un compito senza senso. Nel nome delle guardie ho protetto questa fortezza abbandonata, ho alimentato una speranza inutile. Ma ora sei qui. Penumbra, attende la tua lama, guerriero. Il tempo scorre mentre restiamo qui a parlare. Quella pietra luminosa dietro di te, quella è un ingresso per il vuoto. Nel corso dei tuoi viaggi ti imbatterai in molti altri ingressi per il vuoto. Sembra tipo un rompicapo. Quei portali sono collegamenti verso un regno dimenticato, conosciuto come il vuoto, e dove i nostri antenati si allenavano. Devi trovare quanti più ingressi per il vuoto possibile. Tramite loro accetta il vuoto e trova il potere dei nostri antenati. Soltanto con questo sarai in grado di dimostrare il tuo valore e rivendicare il potere segreto delle guardie. Guerriero della luce e dell'ombra, quando sarà il momento ci incontreremo nuovamente. Beh, se non ci incontriamo speriamo che dipenda da te. La prendo questa? Grazie, perfetto, entro. E vai, entra. Vabbè dai, è carino. Sapete, mi piace sempre provare diversi giochi, cioè non focalizzarsi sempre su uno stesso genere, perché secondo me a volte ci si scopre anche cose diverse, cose nuove. Salvataggio effettuato, bene. Ah, ok. Mi sembrava un po' strano. Grande, eh? Allora, vediamo di stare attenti perché qua... Ho capito che... Dobbiamo cercare... di saltare bene. Ok, adesso forse abbiamo preso un po' la mano, eh. Attenzione che questo si allontana. Denti nemici. Mamma mia. Ok, meno male che la visuale non è tanto malvagia. Però aspetta che qua. Che fan? Qua un po' esagerato, eh. Vediamo di fare i modesti. E mo qua? Ah. No, 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 porca miseria, ho sbattuto la testa. Ok. Abbiamo dato una craniata. Attenzione, attenzione a non craniare. Oh, troppo.
Porca miseria. Ok. Dove stai? Allora. Ci dovremmo essere. Devo cercare, secondo me, di... No, non ce la faccio di qua, eh. Non è che non ce la faccio di qua. Ma sul serio non ce la fai. No, non ce la faccio di qua. E devo prendere quelli, scusa. Grande. Allora, di là e poi superiamo il ponte da quest'altra parte. Ma quella che è una carta, no? Mamma mia. Chi sono? Grande. Rivendica. Vedi che poi mano a mano uno ci prende la mano. Comunque non è che salta tanto, cioè nel senso, pure se tieni premuto non mi dà questa impressione di salto. Cioè, sembra un brutto salto. Che effetto luce. Entra nel vuoto. Qua dobbiamo entrare. Vai. Che era polvere quello? O erano... Ma mi ha ingannato la prospettiva, eh. Vabbè. Ancora non ho capito. Però non te le attirano le... No, queste non si rompono. Attenzione. E dai! Ho sbagliato. Sei un po' troppo frenetico, abbiamo perso delle cose, vedi? C'è un tizio là, eh. Devo capire ancora come cavolo si fa per... Sì, vabbè, prima ci occupiamo del tizio e poi saltiamo. Sì, è andato. Andato? Ok. Prendo prima queste. Poi vediamo come salire. Come salire? A dove sta la sala? Ah, anche di qua. Siamo sopra. Siamo sopra, però vediamo di non cadere. Dai. Ok. Sembra una leva quella, eh. È una leva. Non è a tempo, penso, no. Mi sa che è a tempo. Devo entrare là. Ma non ce la faccio tanto. Mo? Ho capito che si chiude, ma non ho... Mo? Sono rimasto in trappola, eh. Devo ritornare su. Vabbè. Provo a saltare. Ok, allora si apre qua, però io non ce la faccio a saltare, quindi... No, no. Ho capito, però non è che mi fa vedere 30 minuti. No, vedi, devo... Ma sei morto ora? No. Devo rifare tutto il percorso, secondo me. Vai. No, 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 vai, vai. Ok, ce l'ho fatta, grande. Ok, rompi questo, ma... C'è qualcosa per noi? No.
queste cose, non ho capito perché. Che? Okay. No, non c'è un'altra chiave. Torre di guardia ovest, la porta è bloccata, ok. Tutto bloccato. Non so cosa sia avuto. Scendiamo. No! No! E che fai, cadi? Ma a volte mi cade. E dai, attenzione che queste cose ci fanno male. Noi siamo venuti di là, eh. Ma sembra che ci sia qualcosa, provo ad andare mai di là. Ok. Salve viandante. Vuoi svegliare la statua del santuario di fuoco? Paga 100, 100. Vabbè, sì. Ne teniamo 600. Vediamo, no? C'è il salvataggio, dici? Salva, spiriti, mana. Ah, vedi. Allora, facciamo spiriti. Chiuso, chiuso, chiuso. Ve l'ho detto, assomiglia tipo a Darksiders. Molto, molto tipo, molto tipo. Vuoi cedere frammenti di ombra in cambio di mana? Mi servono 5 frammenti di ombra. Glieli diamo, sì. Energia aumenta il tuo potere del mana, ok. Però gli spiriti non si possono prendere. Non ci abbiamo spiriti, quindi. Mana. Non c'hai spirito nell'inventario. Un mantello leggero. Tuniche, oggetti. Chiave. Un pezzo di armatura. No. Armi. Okay. Andiamo di qua. Ma quanto dura la protezione? Sempre. Allora mi sa che conviene sempre attirarla. La tengo sempre attiva, secondo me, eh. E poi magari la... No. Non funziona sempre, ok. Che è sto coso? Sembra un binocolo, sì. Indietro. Ah, forse mi dice dove devo andare. Ah sì, devo tornare indietro forse. Ok. Ah, sembra tutto chiuso, eh. Grande. Vabbè, però io... Non è che funziona tanto sta protezione, non lo sappiamo usare bene, secondo me. Ah, vedi, lascia scatto guidato, scatto, scatto. Qua non c'abbiamo niente. Ok. Non c'è sta niente. Là c'è un portiere. Salvataggio. Ah, armi nuove. Me le posso anche mettere, penso. Penso di averle cambiate, vero? Sì. Secondo me sono ritornato un'altra volta al punto di prima, eh. Sì. Vabbè, però abbiamo aperto il forziere, abbiamo preso armi nuove che faranno sicuramente molto più danno.
Vediamo di non cadere. Dove dobbiamo andare? No, ma non penso che non ci sia niente. Io devo tornare indietro. Di là. No, non ci sta niente. Abbiamo anche salvato. Meglio salvare. Non vorrei che mi fai perdere tutto quello che abbiamo già preso. Sì, sicuramente dobbiamo andare là, eh. Noi siamo venuti da là, quindi provo ad andare. Oh, addirittura adesso un colpo lo ammazziamo, fantastico. Vedi che è meglio comprare armi. Non credo di farcela, ma non credo proprio. Non basta un salto di qua. Altro forziere, grande. Che c'è, una grande cosa? Minerale smeraldo, un prezioso smeraldo raro di gran valore. Ce lo vendiamo? Non saprei. Storia di guardia, che porta è bloccata. Ma io non penso. Scusami, ho sbagliato. Io non provo, Provo, ma io non penso, Te l'ho detto, te l'ho detto che non ce la facevo. Provo a scendere allora. Magari riesco ad andare. Dai. No, di qua non ce la voglio. E allora forse abbiamo sbagliato. Dobbiamo andare veramente di là, Proviamo. Grazie al fatto che... Ah, forse andando da sopra, di là, tagliamo e andiamo dall'altra parte. Perciò là il salto non riuscivo a farlo, devo dire. Dammi soddisfazione. E vediamo. Allora, questa è roba nostra, ok. Scatto guida, questa non ho capito sta cosa che... Ah, vedi, ok. Ok, così quindi. Non ho capito che hai fatto. Aspetta. Ora ho capito, Sai che non mi ricordo. Ah, ok, di qua e di qua. Ma non ho capito, scusami. Cioè si è aperta ma si è richiusa. Ma forse ce ne sta un'altra qua sopra. No, anzi era aperta. Scusami, Forse ho perso troppo tempo, No. 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 Aspetta. Ho capito, ispezione. Vai. No. E allora si è già sbloccato. Forse ce ne sta un altro, Un altro dall'altra parte. Scusami, pardon. Vediamo se per simmetria. Ah, aspetta che forse c'ha ragione. Ce ne stava un altro, Sì, sì, ce ne sta un altro, Dai, un po' meglio. Dai. Perfetto. Ok. E poi ero convinto che siano aperti tutti e due. Cieco totale, vabbè, non fa niente. Hai aperto il portale, te ne puoi andare adesso, dai. Vai!
che è sta roba? Messaggio. All'alba del dominio delle ombre i miei fratelli sono caduti. Anche io ho combattuto strenuamente contro le ombre, ma la stessa distruzione ora minaccia il mio letto di morte. Attraverso i tunnel nel cuore della città, laggiù troverai il luogo del mio eterno riposo, il santuario della foresta. Guerriero che sconfigge le ombre con la sua lama, ti prego, vieni in mio aiuto, pure te. Aspetto il tuo ritorno. Vabbè, trovo il santuario della foresta. Nuovo obiettivo, pensa missione principale. Ma il gioco non è male, vi dico la verità. Cioè, il suo genere, secondo me, è abbastanza divertente e particolare. Scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye!